In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa liturgica di Santo Lorenzo e Martire. Ricorderemo durante questa celebrazione tutte le persone che hanno dedicato la loro vita al servizio della carità e per il bene degli altri. E nella nostra comunità, in modo speciale, preghiamo insieme al nostro fratello Lorenzo che celebra il suo onomastico, che il Signore gli dia questo ardore che animava il cuore di San Lorenzo, fino a dare la propria vita per il bene degli altri. Fratres, agnus camus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteo, Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia pecca vinimis cogitatione verbo opere domnitione, mea culpa, mea amantissima culpa. Ideo prego beata Mariam semper virgine, omnes angelos et santos,
et vos fratres, rare pulire adominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Adonai, 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 Adon
Deus cuius caritatis ardore beatus Laurentiu servicio claruit fidelis et martirio gloriosus, fac nos amare quod amavit et operare exercere quod docuit. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Epistole secunde Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, qui parce seminat, parce et metet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus metet. Unus quisque prout destinavit in corde suo, non ex tristitia, aut ex necessitate. Destinavit in corde suo, ilarem enim datorem diligit Deus. Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis, ut in omnibus semper omnem sufficientiam habentes. Abundetis in omne opus bonum, sicut scriptum est, dispersit, dedit pauperibus, justitia eius manet in saeculum saeculi. Qui autem administrat semen seminanti, et panem ad manducandum prestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa rugum justitiae vestrae. Verbum Domini. Spirit quid in mentum meum.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortum fuerit, ipsum solum manet. Si autem mortum fuerit, multum fructum offert. Qui amat animam suam perdeam, et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam. Si quis mihi ministrat me sequetur, et ubi sum ego illic et ministere meus erit. Si quis mi ministra verito, honorificabit eum, Pater meus, Verbum Domini. Tradizionalmente, San Lorenzo, che celebriamo la festa oggi, è ricordato nella Chiesa come padrono dei diaconi, padrono dei cuochi, ho scoperto ieri, e padrone dei pompieri. E riflettendo su questo, sappiamo che tutti sono mestieri o servizio che hanno a fare con la carità. Ecco perché è scritto diacono e martire, ma nel missale italiano hanno aggiunto della carità. San Lorenzo, che è originario della Spagna, precisamente di Osca, lui è già giovane, sarà mandato a Saragozza per studiare i studi umanistici e teologici, e lì farà incontro del futuro Papa Sisto II, che era anche il suo professore. E un anno dopo, siamo nell'anno 257, sarà eletto Papa Sisto come Vescovo di Roma e nominerà San Lorenzo come Arcidiacono e lo incaricherà del servizio dei poveri, cioè distribuire i beni della Chiesa ai poveri, soprattutto agli orfani, vedove e a tutte le persone bisognose. E un anno dopo, nel 258, durante il periodo dell'imperatore Valerino, questo ultimo emanerà un decreto che condannava a morte tutti i vescovi, preti e diaconi, cioè tutti coloro che professavano la fede in Cristo. E è in quello periodo che San Lorenzo troverà la morte, 6 giorni dopo la morte del Papa Sisto II, cioè il Papa sarà messo a morte il 6 e San Lorenzo oggi il 10 dello stesso mese di agosto. Da San Lorenzo impariamo quello che abbiamo ascoltato in questo Evangelo che abbiamo letto adesso. Se uno vuole servirmi, segue me. Dove io sono, lì sarà il mio servitore. Ma prima di arrivare a questo bisogna rinnegare se stesso, bisogna dare la propria vita. San Lorenzo è morto per questo,
e ci chiama anche a noi oggi. Sappiamo che il mondo in cui viviamo ha bisogno delle persone che veramente si offrano per il bene degli altri. Pochi sono coloro che fanno questo. Tutti noi siamo rinchiusi nel nostro egoismo, ma oggi con San Lorenzo impariamo veramente ad aprire i nostri cuori perché gli altri possano trovare la vita tramite noi. E quello che Cristo ha fatto per noi e quello che Cristo ci chiama anche a fare per gli altri. Chiediamo, come dicevo, per tutte le persone che soffrono perché fanno il bene agli altri, per tutti coloro che hanno dato la loro vita perché gli altri possano vivere. E chiediamo insieme con il nostro caro Lorenzo che all'intercessione di San Lorenzo il Signore accenda ancora quel cuore ardore, come abbiamo letto nella colletta, di amore e di carità che animava San Lorenzo. Amen.
Cuvântul acest numim adres un sacrificiu în acestat de fiat a fost de un fața incumplipotente. Și pe presul preopropisiu să domnie unera de atila vresi celebrat celebritatele tente oblata et ad nosca salutis a zilei un provenire concede pe Christum Dominum nostru. Santitatis, hic ergo donaque sumo spiritu tuo sanctificat,
ut nobis corpus et sanguis fiat Dominus Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accipit panem et gratias agens fecit, dedicque discepulis suis dices, accipit et manducate exe omnes, hoc esse enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iteru gratias agens, dedit discepulis suis dices, accipite et bibite exe omnes, hic esse enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multi effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium Fidei. Et resurrectionis eius tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agetes qui a nos digno abuisti, astare coram te tibi ministrare. Et supplice te precamur ut corporis et sanctitipes a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare Domine Ecclesiae tue tot orbe diffuse, ut eam in caritate perficias. Una noso et episcopo noso Pietro Baptista et universo clero. Memento etiam fratrum nosorum qui in spe resurrectionis dormierum, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nosrumque sumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis et omnibus sancti, cum beato Laurentio qui tibi a saeculo placuerunt. Aeterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum in ipsum est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus muniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum.
omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostri, ut upe misericordiae tuae adiuti, et a peccatos emus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixit apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, amque secundum voluntatem tuam, pacificaret coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Thank you.
Oremus. Sacrum munere salus, satiate supplices te Domine deprecamur, ut quod in festivitate Sancti Laurentii, debite servicius prestamus obsequium, salvationis tuae sensiamus aumentum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.